Ragazzi, sono veramente euforico. Io e il mio team di esperti siamo riusciti a trovare il mazzo perfetto per voi. Abbiamo trovato il prodotto perfetto per voi. Aspetta. No, aspetta, voi non siete gli over. Voi siete delle persone vere che sanno come funziona veramente il gioco. Quindi non vi posso spacciare questo structure deck per un mazzo da meta, ovviamente. Però ve lo consiglio comunque. Per un motivo molto valido. All'interno c'è una ristampa molto particolare che manderà il prodotto probabilmente tra poco sold out. Quindi, se lo volete, trovate il link di Magic Corner qua sotto in descrizione. Ma detto questo, andiamo ad analizzare cosa contiene. Bene ragazzi, come vi avevo già annunciato, oggi andremo ad aprire lo Structure Deck Cyber Strike o Cyber Attacco. Il mazzo che implementa la meccanica Cyber Oscuro. Ma adesso andiamo ad aprirlo. Allora, vediamo cosa abbiamo al suo interno. Come sempre, il nostro playmat con l'artwork... diciamo che l'artwork è uguale a quello della scatola. Il libretto di istruzioni, ovviamente, nel retro e non più separato come lo era una volta. Con anche alcuni supporti che si possono aggiungere, che ovviamente trovate nelle varie bustine. Ovviamente... sono carte messe a caso, mentre da quest'altra parte le meccaniche che, diciamo, sono forse leggermente più veritiere. Però questa è una di quelle cose che, come sempre, si ignorano. Poi tiriamo fuori invece lo Structure Deck. All'interno possiamo trovare Chimera Cyber Oscura, Reame Cyber Oscuro, Drago Cyber Finale, non si chiamava Cyber Drago Finale? Vabbè, dopo vado a controllare. Poi Drago Finale Cyber Oscuro, che... raga, è fighissimo. Tanta roba. Poi abbiamo Orizzonte Cybernetico, Cyber Drago Earth, Dispiegamento Fusione, che è stata ristampata anche nei Megatin, se la volete per caso Secret, però anche questa Super non è male. Poi Impermanenza Infinita, che, raga, non giriamoci intorno, è la carta più ricercata e questo sarà il motivo per cui questo prodotto andrà nell'arco di un mese barra due sold out. Considerate che attualmente si aggira sui 7-8 euro, quindi a questo punto vi conviene comprare direttamente il mazzo perché pagate la stessa cifra e avete tutto il resto del mazzo. Quindi nel caso, qua sotto in descrizione trovate il link di Magic Corner. Poi abbiamo Cybern Attaccamento, Cyber Drago, Cyber Drago Zvei, Cyber Drago Drei, Cyber Drago Veer, Cyber Drago Nacter, poi Cyber Drago Nucleo, Cyber Pharos, Cyber Naga, Cyber Fenice, Corno Cyber Oscuro, Ale Cyber Oscure e poi ovviamente il terzo Scheletro Cyber Oscuro, ovviamente per tirare il mostro grosso. Poi abbiamo Cannone Cyber Oscuro, Artiglio Cyber Oscuro, Leng Ling, Jizukuri, il kaiju distruttore di stelle, ottima ristampa. Stessa cosa Jizmek Oroki, molto bellino, diciamo che comune non è bellino, però comunque è un'ottima ristampa. Dogra Burrasca, Cyber Eterno, Cyber Impatto di Riparazione, Cyber Emergenza, Fusione Cyber Carico, Impatto Cyber Oscuro, Inferno Cyber Oscuro, Fusione Futura, Fusione Targhetta, Duplicazione di Macchine, anche questa ottima ristampa, Rimozione di Limite, Invasione Cyber Oscura, Rivoluzione Cybernetica, Muro di Potere, Richiamo del Posseduto, anche questa carina come ristampa, Canadia Paleozoica, anche questa carina, Overflow Cybernetico, Drago Supremo Chimeratech, sembrava che mancassero comunque un po' di fusioni, Drago Cyber Oscurità, ma... è bellissima sta cosa, è fantastica. Poi abbiamo Drago Cyber Oscuro, perché ovviamente non poteva mancare. Vincolo di Potere, Fusione Sovraccarico e poi, vabbè, le solite cose che Konami mette all'interno degli Structure Deck. Ma detto questo, andiamo adesso a vedere effettivamente le carte nuove. Partiamo da Drago Finale Cyber Oscuro. Allora, si evoca con Drago Cyber Oscuro più Drago Cyber Finale. Deve essere evocato tramite fusione, oppure essere evocato specialmente offrendo come tributo un mostro fusione Cyber Oscuro di livello 10 o inferiore equipaggiato con Drago Cyber Finale. Poi, è immune agli effetti attivati dall'avversario e una volta per turno può equipaggiare un mostro di qualsiasi cimitero a questa carta. Carino, quindi tolgo i target
nel cimitero dell'avversario. Questa carta può attaccare un numero di volte ogni battle phase fino al numero di carte equipaggiamento equipaggiata ad essa. Molto carina come carta. Poi un 5000-3008. Onesta. Come seconda fusione abbiamo Drago Cyber Oscurità. Questo è il motivo per cui nell'altro c'era scritto Mostro Cyber Oscuro. Allora, si evoca con 5 mostri con effetto Cyber Oscuro. Deve essere evocato tramite fusione. Se questa carta viene evocata specialmente, puoi equipaggiare un mostro drago o macchina dal tuo cimitero a questa carta. Guadagna attacco pari all'attacco originale del mostro equipaggiato a essa da questo effetto. Quindi puoi equipaggiare pure il drago finale Cyber Oscuro. E te diventa un 7000. Così, quando il tuo avversario attiva una carta o un effetto, puoi mandare una carta equipaggiamento che controlla il cimitero, annulla l'attivazione e se lo fai distruggi quella carta. Peccato che servono 5 mostri che, così, ad occhio sembrano un po' tanti. Poi, adesso, questi giorni, testerò il mazzo e vi porterò una decklist e vedrò effettivamente come funziona. Però non è male come fusione. Ovviamente non è un mazzo da meta, raga. Bisogna mettersi il cuore in pace. Però, comunque, ha degli ottimi supporti. Allora, poi, come mostri abbiamo Chimera Cyber Oscura. Puoi scartare una carta magia a trappola, aggiungi un vincolo di potere dal deck alla mano, puoi utilizzare solo mostri cyber, drago o macchina come materiali da fusione in questo turno. Inoltre, una volta per turno, quando evochi tramite fusione in questo turno, puoi anche bandire uno o più mostri dal tuo cimitero come materiale. Quindi effettivamente ho il sercino per poter fare fusione. Puoi utilizzare solo mostri cyber, drago o macchina come materiali da fusione in questo turno. Inoltre, una volta, quando evochi tramite fusione in questo turno, se questa carta viene mandata al cimitero, puoi mandare dal tuo deck al cimitero un mostro cyber oscuro con un nome diverso dalle carte nel tuo cimitero. Puoi utilizzare, vabbè, ogni effetto una volta per turno. Quindi anche questo come supporto non è malvagissimo. Poi abbiamo Artiglio Cyber Oscuro. Se questa carta viene mandata al cimitero mentre equipaggiato a un mostro, puoi scegliere come bersaglio un mostro cyber oscuro nel tuo cimitero. Aggiungelo alla mano, quindi al sarcino dal cimitero. Inoltre, vabbè, posso utilizzare ognuno degli effetti una volta per turno. Posso scartare questa carta, aggiungi una carta magia a trappola cyber oscuro dal deck alla mano. Ottimo. Poi, come secondo effetto, durante il calcolo dei danni, se un mostro equipaggiato con questa carta combatte, puoi mandare un mostro dall'extra deck al cimitero. Come ultimo mostro abbiamo Cannone Cyber Oscuro. Se questa carta viene mandata al cimitero mentre equipaggiata a un mostro, posso pescare una carta. Buono. Puoi utilizzare ognuno dei seguenti effetti, vabbè, una volta per turno. Posso scartare questa carta, aggiungi un macchina cyber oscuro dal deck alla mano. Ottimo. Durante il calcolo dei danni, se un mostro equipaggiato con questa carta combatte, puoi mandare un mostro dal deck al cimitero. Fortissima perché ovviamente mi permette di sacciare la chimera, scartandola. Artiglio mi permette di andare una magia e trappola. Quindi effettivamente la carta che voglio in mano ce l'ho. Il mazzo non fa totalmente schifo. È accettabile. Questi sono dei buoni supporti effettivamente per un mazzo. Poi, come prima magia, abbiamo Orizzonte Cibernetico. Questa carta viene sempre considerata come una carta cyber oscuro, quindi effettivamente posso searcharmela. Manda due mostri cyber, drago e o macchina con attributi diversi al cimitero. Aggiungi un mostro cyber, drago o macchina dal tuo deck alla mano. E se lo fai, manda un mostro fusione cyber, macchina dal tuo extra deck al cimitero. Puoi attivare solo, vabbè, un Orizzonte Cibernetico una volta per turno. Però non posso evocare specialmente mostri dell'extra deck nel turno in cui attivo questo effetto. Quindi effettivamente la meccanica dovrebbe permettermi di tirare mostri senza dover effettivamente tirarli dall'extra deck. Adesso vediamo, eh. Abbiamo Reame Cyber Oscuro. E questa mi sembra abbastanza grossa perché l'hanno fatta ultra. Quando questa carta viene attivata, puoi aggiungere dal deck alla tua mano un mostro cyber oscuro con nome diverso dalle carte nel tuo cimitero. Durante la tua main phase, puoi, immediatamente dopo che questo effetto si è risolto, evocare normalmente un mostro cyber oscuro. Se equipaggi un mostro dal tuo cimitero con l'effetto di un mostro cyber oscuro che si è attivato quando è stato evocato normalmente o specialmente, puoi invece equipaggiare dal cimitero del tuo avversario. Come altra magia, e credo sia l'ultima, abbiamo Inferno Cyber Oscuro. I mostri con effetto cyber oscuro che controlli, che sono equipaggiati con una carta equipaggiamento, non possono essere distrutti dagli effetti delle carte del tuo avversario. Inoltre, considerando che poi searciabili non è male, inoltre il tuo avversario non può sceglierli come bersaglio degli effetti delle carte. Puoi scegliere come bersaglio un mostro cyber oscuro che controlli, fallo ritornare nella mano. Poi, immediatamente dopo che questo effetto si è risolto, puoi evocare normalmente un mostro cyber oscuro. Puoi utilizzare questo effetto di Inferno Cyber Oscuro una volta per turno. Se questa carta sotto il controllo del suo proprietario viene distrutta dall'effetto di una carta dell'avversario, posso aggiungere una carta magia polimerizzazione o magia fusione dal deck alla mano. Quindi teoricamente o polimerizzazione
o Fusione Futura. Ostia che supportino che ha fatto la Konami. Considerando poi che è una terreno ed è cyber oscura, teoricamente posso searcharla con terraforming, però vabbè, non c'era all'interno dello structure. In più ho l'artiglio che me la fa searchare, quindi effettivamente è come se avessi 7 copie della carta. E per concludere abbiamo la trappola che è invasione cyber oscura. Una volta per turno puoi attivare uno di questi effetti. Scegli come bersaglio un mostro con effetto cyber oscuro che controlli, equipaggia un mostro, drago o macchina da qualsiasi cimitero adesso, come carta magia equipaggiamento. Come secondo effetto manda al cimitero una carta equipaggiamento che controlli, equipaggiata a un mostro macchina, distruggi una carta controllata dal tuo avversario. Puoi utilizzare ogni effetto di invasione cyber oscura una volta per turno. Bene bene, cartina anche questa molto interessante. Adesso è da capire effettivamente come funziona il mazzo, perché secondo me può uscire fuori qualcosa di veramente carino. Ragazzi, scusate, ma ho appena scoperto che c'erano altri due supporti all'interno del mazzo e quindi vabbè, andiamo ad analizzarli. Abbiamo Cyber Attaccamento. Posso scegliere come bersaglio un mostro cyber, drago o macchina che controlli. Equipaggia questa carta dalla mano o terreno adesso. Mentre questa carta è una carta equipaggiamento, il mostro equipaggiato guadagna 600 di attacco. Se questa carta viene mandata al cimitero mentre equipaggiata a un mostro, posso scegliere come bersaglio un mostro cyber, drago o macchina dal mio cimitero. Evocalo specialmente. Puoi utilizzare questo effetto di Cyber Attaccamento una volta per turno. Molto carino come carta, perché teoricamente posso ritirare qualsiasi cyber drago in campo. E per concludere abbiamo Cyber Eterno. Scegli come bersaglio un mostro fusione cyber macchina nel tuo cimitero, fallo ritornare nell'extra deck oppure evocalo specialmente ignorando le condizioni di evocazione. È pure una carta magia rapida. Attenzione, se uno o più mostri fusione cyber macchina che controlli stanno per essere distrutti in battaglia o dall'effetto di una carta, puoi invece bandire questa carta dal tuo cimitero. Puoi utilizzare ogni effetto una sola volta per turno. Quindi teoricamente io tiro il mostro fusione, ma attiva qualcosa, banno, non viene distrutto. E cazzo, tanta roba! Finalmente la Konami si è data una svegliata e ha fatto dei buoni supporti e tanti per un mazzo che effettivamente non esisteva. Sono contento e non vedo l'ora di portarvi la versione, ovviamente, economica con 3 structure deck. Nel caso voleste ricominciare a giocare e non volete spendere milioni, ovviamente. Quindi ragazzi, vi do appuntamento settimana prossima con prima un altro video e poi la decklist con i 3 structure deck. Almeno così ho abbastanza tempo per poterlo masterizzare bene e portarvi una decklist che ha senso e non carte buttate lì a caso. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!